a tutte! Allora, mi è arrivata oggi pomeriggio. Francesca, che ora erano? Oddio, le 3.40? Perché come cameraman oggi ho mia sorella. Ciao! Quindi prima delle 3.40 è arrivata lei, spedita, ho fatto l'ordine da Alex ed Effetto Bio, che c'era la possibilità di preordinarla, infatti la ringrazio tantissimo. E allora sono qua per farvela vedere e swatcharla insieme. Io l'ho già swatchata perché non riuscivo a resistere. Ora vediamo se Francesca riesce a mettere a fuoco più o meno. Ok, questi sono tutti bellissimi colori. Comincio subito a swatcharli. Allora comincio, sono abbastanza illuminata più o meno. Sì, sì. Comincio dal primo colore in alto a sinistra, che è Pioggia Acida. E allora, non so se riuscite a notare la scrivenza di questo colore, e lo applico qua. Penso che dovrebbe riuscire a vedere. Ok, poi passo con il secondo colore, che è Utopia, che è questo fantastico tipo viola. Un blu con dei riflessi sul violaceo, bellissimo. Non so se voi riuscite a vedere i riflessi, magari un pochino più alla luce. Poi passiamo a... questo dovrebbe essere Fenice, sì, ormai li sto per imparare a memoria. E anche questo è un colore, cioè... Guardate qua. Cioè, guardate che roba. Io non ho mai visto niente del genere. Ok, poi passiamo al quarto colore, che è Chimera. Anche questo è fantastico. Ecco, questo è più viola con tutti i riflessi tipo fucsia. Voi sapete che le mie descrizioni... Provo a mettere a fuoco un altro po'. Ok. Vediamo se più alla luce riuscite a vedere un pochino meglio. Ok, poi passiamo a... questo qua dovrebbe essere Twilight, sì, quindi l'ultima fila, e sempre la prima fila, l'ultima cialda. E questo è Twilight. Vediamo se è questo colore qua. Questo si è sbriciolato un pochino, forse avevo messo un pochino troppo prodotto. Che questo colore qua, c'è scritto che si può utilizzare come base per gli altri colori per ottenere tutti altri riflessi diversi. Poi passiamo a questo qui, che dovrebbe essere Mela Stregata, il primo della seconda fila. Sì, Mela Stregata. Anche questo, sono innamorata di questo colore, cioè... Guardate che roba. Fantastico. Poi proseguiamo con Abracadabra. Cioè, se voi mi seguite, io non ho mai utilizzato questi colori per truccare gli occhi. E quindi ho deciso appunto di comprare questa palette per iniziare ad usarli, perché sono veramente stratosferici. Questo qui invece dovrebbe essere Polline. Controllo per sicurezza. Sì, Polline. Bellissimo, questo tipo giallo acido con dei riflessi verdini, può essere. Poi questo qui dovrebbe essere Veleno, può essere. Sì, Veleno. Anche questo qua è stato paragonato un pochino all'ombretto sempre di Neve Cosmetics Camaleonte. E in ultima vi faccio vedere Mezza Estate. Vediamo se riusciamo a farvelo vedere. Ecco qua, è un pochino più polveroso, come avete visto. Riesci a vediamo se prendo da qua. Cioè, sono dei colori fantastici. Prendi, Francesca. Allora, prendimi. Allora, questi sono tutti i colori. Dall'altra parte. Ok. E questa è la palette che ormai avete visto, stravisto, penso che ormai tutte conosciate.
Sono contentissima di averla presa perché questa è la prima palette che ho preso di neve, non ne ho altre. L'unica palette che ho è di Urban Decay La Naked 2 e quindi questa è la mia seconda palette, non posso altro che essere contenta. E basta, io tenterò di fare qualche make up, comunque voi sapete che quando realizzo qualcosa poi metto sempre le foto e ve le mostro. E vedremo insomma come va, se imparo a truccarmi con questa bellissima palette, come si vuol dire. Questa qui l'abbiamo già vista prima la confezione e dietro ci sono sempre scritti tutti i nomi come tutte le palette arcobaleni di neve. Basta, io spero di esservi stata utile, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!